Cioè, io ho chiesto un legore, non ho chiesto un iceberg con le liquori intorno. Ed è un bar famoso. Sì, sì. Non, facciamo il nome. Non facciamo il nome, perché però... Perché sennò mi ha detto che mi denunciano, però io lo farei. Però diciamo è un bar famoso di San Diego e diciamo che il prezzo riflette anche il livello... $22. Ecco. Diciamolo chiaramente. Sì, esatto. Ciao, Ciao a tutti, da Andrea e Bruno. Ok, papà, ti lascio guidare la puntata. Ma prima di parlare del re degli aperitivi, ok, parliamo del Merlot. Ricordi che ti avevo detto il Merlot dura anni? Sì, ecco, sì, mi ricordo. Io avevo trovato, questa bottiglia, mm-hmm, che è Merlot, esattamente in un supermercato, direi anche tipo outlet, se vogliamo. Tipo, proprio, sì, sì, sì. Se vogliamo dire, no? Proprio il supermercato. E come puoi vedere, questo è un Merlot di Crane Lake. Basta così, perché non la puntata non è sul vino. Sì. Ma solo per farti capire, come puoi vedere, è appena cambiato il colore da quando lo vedemmo agli inizi, perché questo ha 5 anni in bottiglia. Quindi qua riferiamo alla puntata del Merlot. Esatto. Quando dicevamo che... Qui là avevano un anno o due. Esatto, che potevamo, esatto, tenerlo un po' più a lungo. Esatto. Okay. Questo, come puoi vedere, è leggermente aranciato. Okay. Va verso il colore dell'arancio del mattone. Sì. Ecco. I profumi, subito viene la ciliegia, ma poi, mm-hmm, se puoi notare, ci sono i secondari che sa di pepe. Oh, sì. Le bacche di bosco. Sì, è molto intenso. Il pepe viene, ecco, su. Andiamo velocissimo con questo. Abbiamo detto di che anno è, però? L'hai detto? Abbiamo detto. 2015. Ecco, quindi un 2015, siamo nel 2022, quindi sono passati 7 anni. 2015, se non sbaglio, no? Sì, è un 15. Esatto, sono 7 anni. 7 anni, ok. E questa bottiglia io l'ho pagata $2.98 o $99. 99, sì, probabilmente 99. 99. Sì, questa era la... Quindi renditi conto, questo è un Merlot. L'espediente di marketing è sempre di fare il 99 centesimi, no? Mettilo in bocca, senti la rotondità, il calore, i tannini delicati, sono diventati delicati dopo, sì, 7 anni, sono... perché lui si è affinato in bottiglia in 7 anni. Perfetto. Wow. Ecco, questo Merlot da $2.99, nonostante tutto. Questo, se uno non vuol fare durante la settimana, vuol bere un bicchiere di vino, ecco qua che ha posto. Senza spendere un capitale. Come ho visto io l'altro giorno un signore spendere la bottiglia $16-18, per carità, lo farei anch'io. Certo. Però è facile, si gioca in casa così. Sì. Ok, abbiamo parlato del Merlot. Perfetto, quindi il punto è, si riescono a trovare ancora dei vini che a 7 anni uno potrebbe pensare che siano pronti a bere, invece riesce ad avere qualcosa, sì, che a $2.99 è rimasto lì per 7 anni. Ma io credo sono che ancora, questo signore che fa gli acquisti abbia bloccato la partita che è rimasta venduta. Perfetto. Questo è il mio avviso, sì, perché non, sì, potrebbe essere diversamente. Assolutamente. Stop del vino. Stop del vino. Andiamo a parlare del re degli aperitivi. Il re degli aperitivi ha fatto 100 anni nel 2019-2020, quindi, mm-hmm, ha 103 anni, 102, sì, 103, sì, a secondo come lo giudicare. Condivide la fascia tra il podio, chiamiamolo così, insieme a un altro grandissimo cocktail che è l'Old Fashion, mm-hmm, a base di whisky o rei, vi detto, no? Zuletta di zucchero, angostura, sers. Non dico come lo facevo io, perché non serve, è una variante, però parliamo del Negroni. Perché parliamo del Negroni? Perché parliamo del Negroni? Ecco, diciamolo. Perché diciamolo. C'è una storia. Sono entrato in bar, in un bar importante di San Diego, diciamo in due. Diciamo che, esatto, non è solamente una occasione. In più di un'occasione abbiamo bevuto un Negroni. Ma il Negroni come è stato servito nelle due occasioni era veramente fatiscente, non era un Negroni. Intanto il Negroni va fatto con queste cose. Parliamo prima chi ha inventato il Negroni. Esatto. Velocemente, per non annoiarli, perché poi... Allora, il Negroni nasce a Firenze per merito di Camillo Negroni Conte. Conte.
Il signor Camillo Negrone, di cui Negrone prende il nome, ha vissuto tanti anni a Londra e viveva anche in giro per New York, in America. Quindi lui conosceva benissimo la miscelazione anglosassone e beveva moltissimo l'americano. L'americano si aggiunge al Sels e via dicendo. È lo stesso Campari, Rosso e Sels. Tornato a Firenze, che si vedeva a Firenze bevevano l'americano, lui fece fare una variante. E si dice che lo faceva fare da un giovane di bottega, perché alcuni dicono che è il Bar Casoni, ma alcuni riportano che era in quel momento una drogheria, o forse era una drogheria bar a questo punto, Caffè Casoni, però poteva essere, alcuni riportano la drogheria. Un ragazzo di bottega della drogheria, un certo Fosco Scarselli, danno a lui la paternità e alcuni la danno ad Angelo Tesauro, barma di Casoni, del Caffè Casoni. Del Caffè Casoni. Comunque molti sono per Scorselli e anche io credo che sia Scorselli. La variante è che fece fare il gin. Perfetto, invece, quindi invece del Seltz esatto. Aggiungere il gin. Quindi un terzo di bitter, un terzo di martini e un terzo di gin. Ma la cosa più importante, perché in quel momento non si usava, la fetta d'arancio all'interno del cocktail. L'intera fetta d'arancio, no, non la scorza. Metà, sì, ma no, non la scorza. No, proprio l'arancio. La fetta di arancio, metà fetta di arancio, come decorazione e quindi anche come scorza. Ora, noi abbiamo raccontato brevemente il Negroni, poi ci sono le varianti. Che sono il Negroski che si fa con la vodka, c'è il Negrone messicano che si usa la tequila, c'è il Negrone cubano che usi la rum bianco, sudamericano lo chiamano anche, c'è il Negroni giapponese fatto con il sake, c'è il Negroni, il Negroni sbagliato che è quello fatto con lo spumante. Oh, invece, quindi, invece del gin sempre, quindi esatto. I due ingredienti fissi sono sempre il bitter cambia e il vermouth. Cambia soltanto l'alcol, quello più elevato. E ovviamente i più classici saranno il bitter Campari e il martini rosso, perché sono i due ingredienti, nel senso le due case produttrici di questi due componenti, di questi due ingredienti più famose, se vogliamo. Ma quello che cambia è il terzo. Esatto. Tequila, vodka rum, sake. Via dicendo. Perfetto. Spumante. Adesso, se lei, signor Ferrante, facciamo Andrea, tutto quanto ghiaccio, in tempo reale, facciamo così tutto noi reale, andiamo prendiamo a il ghiacciare ghiaccio. I bicchieri. I bicchieri, che è una cosa importantissima. Ora, tanto io apro le bottiglie. Ecco, facciamo tutto. Abbiamo anche la colonna sonora oggi del ghiaccio del nostro frigorifero, quindi ghiaccio fresco. Penso che sia abbastanza. Sì. Sì, sì. Perfetto. Ora noi andiamo a raffreddare i due bicchieri. Adesso io lo so che questi non sono i bicchieri perfetti per... No, ma va bene. Però sono più vicino a un... Vanno bene lo stesso in questo caso. Non è che noi vogliamo fare... Perché ci vuole... Bello sarebbe quello infrangibile a coste. Quello è molto bello. A me piace di vetro spesso per bere l'americano. Perché tiene il freddo, perché una volta che sì, si è raffreddato... Però io preferisco un cucchiaio, mi prendo un cucchiaio. Beh, perché certo, preferisco prendi il cucchiaio. Per come dal dito. La pizza mi fa male. Col cucchiaio faccio prima. Ecco, questo va bene così, tanto si raffredda. Intanto noi... anche l'americano, per esempio, l'americano è una variante del Negroni, perché nell'americano invece di mettere il gin si mette sì, da quel punto di vista il Seltz. Però è sempre adesso una cosa che ho visto fare è il Negroni shakerato. Però no, è un grande quello errore. Quello che stai facendo tu invece è di raffreddare il bicchiere, sì. Però noi non abbiamo shaker qui sul tavolo. No, ma perché non è shakerato. Esatto. È mixato, miscelato. No, miscelato, aspetta.
stirred, come dicono, sì, in inglese, cioè girato con il cotone. Esatto. Agitato, ecco. Agitato. Allora, adesso facciamo ben raffreddare il bicchiere, che è molto importante, poi andremo a svuotare. È solo la preparazione, perché la cosa importante nel Negroni è berlo ghiacciato. Mm-hmm. Perché se si beve, cioè non è un non si va a mettere un iceberg come si è servito la domenica scorsa. Okay. Ha messo un iceberg all'interno del bicchiere e poi ha versato il liquore. Non è così. Cioè io ho chiesto un Negroni, non ho chiesto un iceberg con il liquore intorno. Ed è un bar famoso. Sì, sì, non facciamo il nome, perché però, sennò mi ha detto che mi denunciano, però io lo farei. Però diciamo che è un bar famoso di San Diego e diciamo che il prezzo riflette anche il livello. 22 dollari, ecco, diciamolo chiaramente. Sì, esatto, il livello del bar, ma non né il servizio né la qualità del cocktail stesso. Ma quello che dico io, l'avrei pagato anche 3 dollari o 20 dollari, cioè non cambia, il discorso è che i soldi pagati sono sempre tanti rispetto a ciò che alla è qualità stato di quello che è stato dato, esatto. Quello esatto. Voglio dire io. Sì, sì, io non parlo della. Noi adesso andiamo a buttare, mm-hmm, il contenuto dei bicchieri. Ti serve più ghiaccio però? Sì, penso. Un pochino di ghiaccio in più adesso, perché subito vado a versare i liquori e poi versiamo. Quindi noi iniziamo dal liquore con grado più basso, che è il martini. È una cosa che mi ricordo mi hai spiegato la prima volta che lo hai fatto qui da me, è che probabilmente questo è l'unico in cui tu davvero vuoi usare il... Io lo usavo con tutti, che tu sai, sì. Non è questo il coso per... Bisogna che ne compro uno di quegli altri, perché io non mi trovo molto a mio agio con questo tipo, con questo di, tipo di misurino. Misurino, esatto. Mm-hmm. Il misurino che usavo io era quello dell'Alessi, che lo tenevi bene in mano tra le, okay, dita. Questo è un po', diciamo... No, ergonomicamente non è ideale. No. Esatto. Però è che una cosa importante è essere sicuro... Però in questo sicuro, momento ci abbiamo questo. Essere sicuri che, questo, sì, che le dosi siano, esatto, corrette. Come puoi vedere, questo è il colore del... E questo deve essere non il è quello che non è quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Esatto. Poi andiamo a mettere il ghiaccio, molto ghiaccio. Quindi il ghiaccio va messo dopo, sì, per evitare che si sciolga mentre... Esatto, si può mettere anche subito, però preferiamo metterlo anche dopo, non cambia nulla perché poi dobbiamo girarlo dolcemente, quindi diciamo che si scioglie meno velocemente il ghiaccio in questo caso. Ma il ghiaccio ce ne vuole. Perché se ne mettiamo poco, rischiamo di anacquare il cocktail. Non è che con tanto ghiaccio il cocktail si annacqua con poco ghiaccio. Con poco ghiaccio, perché quel poco si scioglie e, esatto, quindi si, invece tanto mentre ghiaccio tiene il freddo. Tiene il freddo, per esatto, cui non hai la stessa diluizione. Adesso tu puoi sentire i profumi. E penso un errore che abbiamo visto fare la settimana scorsa è usare l'Aperol invece del Campari. Ah, io non l'ho visto cosa ho usato, me l'ha detto la mamma, sì, e credo senz'altro, sì, perché no, il colore era, non è... era molto più arancio, il colore era, di essere... era questo colore qua, era questo colore, era il colore della buccia dell'arancio, ecco, invece di essere un rosso carico. Voilà, abbiamo fatto il Negroni. Perfetto. Tappiamo prima le bottiglie, altrimenti continuano ad andare a spasso. Poi facciamo un cambio, io ti lascio quella là e mi prendo questa qua. Non ho capito bene. Alla vostra. Alla vostra. Questo è un Negroni. Questo è davvero, cioè, un gran Negroni. Il piacere di bere è bere poco e bere bene. Assolutamente, sì. Oh, che costa tanto o che costi poco, non sembra. Sì, sì. È bere bene e bere poco. Ora, se io so il Negroni com'è, perché secondo com'è, se è caldo è una mazzata, mm-hmm, addosso, perché è un cocktail di carattere, un cocktail importante di carattere. E se tu invece lo dai con questa... Temperatura, sì, non lo senti. Non lo senti, esatto.
Subito. Non lo senti subito. No, poi senti il callo, però senti non caldo. Senti la mazzata che mm-hmm. entra nello stomaco del negroni. Mm-hmm. Assolutamente. No, perché il gin diventa duro. È perfetto, duro. Perché si è raffreddato il bicchiere, si è raffreddato i liquidi, gli spiriti si sono raffreddati con il ghiaccio, certo, che abbiamo messo, quindi non ha quell'impatto. C'è quell'amarognolo del Campari. Sì. C'è chi lo preferisce leggermente più dolce. Allora a questo punto cosa si fa? Si aggiunge un pochino di martini. Esatto. Lo rendono leggermente, ma leba poco, per sentire meno l'amaro del bitter. Ok. Tutto lì. Però questo è un Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori il vermouth che rimane ogni tanto un po' a quella zona di mistero? Cos'è il vermouth? Se dovessi spiegarlo. Il vermouth, se devo spiegarlo, è... Cioè, è un vino? Sì, è un vino con le spezie. È un vino con le spezie. Esatto. Che l'ha inventato un farmacista. Adesso non ricordo più se era nella zona... Non mi ricordo la zona, però piemontese. In Piemonte. Che poi la Martina Rossi ha preso... Però l'ha inventato un signore mm-hmm. di... È un vino... C'è zucchero aggiunto? Sì, poi ci sono le spezie. Ok. La prossima puntata, se vuoi, te lo dico chiaramente. Vabbè. Perché devo andare a leggere per non dire stupidaggini. Sì. Però ci sono tante spezie, alcune non le trovi dette proprio. Perché è parte della esatto. proprietà intellettuale della patente. Esatto. Copyright, diciamo. Perfetto. Vogliamo dire qualche altra cosa? Ecco, come tipo di aperitivo? Quando lo... Prima di mangiare. Ma è più per il giorno inoltrato? Certo che l'aperitivo va preso con tranquillità. Magari finita il lavoro. Mm-hmm. Certo, se tu fai un lavoro che parti, non so, dalle 2 di notte a mezzogiorno, alle 10, certamente a mezzogiorno ti puoi bere un negroni perché andrai a dormire. Ok. Però finita la serata, che inizia alle 8 del mattino... Il tipico lavoro, dalle 9 alle 5, diciamo. Finisci la serata tutti, con gli amici, vai al bar... E stai una mezz'oretta relax e ti puoi bere un negrone con tranquillità, ecco, senza abusare, logicamente. Però perché dopo al massimo prendete Uber oppure camminate a casa. Ma no, ma anche dopo un'ora puoi prendere la macchina, dopo un'ora ti passa. Poi tu sai che qui non si usa ed è un errore, però da noi sai bene che insieme all'aperitivo danno delle cosine da stuzzicare. Per esempio, cosa abbiamo? Abbiamo due patatine, delle noccioline. Proprio perché per non riempire di alcol lo stomaco si mangiano due patatine, due cosine così. E diventa piacevole. Queste sono anche buone. Certo, mica le compro, scusa. No. Se le metto qua saranno pure buone. Con un negrone così metto le patatine. Possiamo mandare anche i signori a casa questa sera. Penso l'abbiamo che fatta breve. L'abbiamo fatta breve, però... Beh, insomma, siamo quasi 18 minuti. No, perché aveva raccontato la storia del negroni. No, però insomma, era una cosa che volevamo fare perché avendo avuto una tradizione di mixologia in famiglia e essendo avendo incontrato queste due esperienze non proprio positive del negroni qua a San Diego, pensavamo che fosse importante spiegare come è fatto per davvero e da dove viene. Comunque, se vogliono domandarci tutto sui cocktail, noi possiamo soddisfarli. Come sempre, spolliciate se vi piace questo video, iscrivetevi al canale, commentate se volete avere più informazioni su i cocktail e attivate la campanellina per avere gli aggiornamenti direttamente sull'email. E penso che con questo possiamo salutarvi. Ciao a tutti, ciao a da tutti Bruno e da Andrea. Bye bye.